Ha vinto l'esperto sul giovane emergente, ha vinto Luca Vanni, toscano di 31 anni, contro Matteo Berrettini, ventenne di Roma, nella finale degli internazionali di tennis Andrea Casteldelmonte. Il torneo ATP inserito nel circuito Challenger che si è concluso domenica scorsa sul veloce del Palasport di Corso Germania. Vanni l'ha spuntata in 3-7 in rimonta con il punteggio di 5-7, 6-3, 6-0, vincendo il secondo torneo consecutivo dopo quello di pari grado della settimana precedente a Brescia. Nonostante la sconfitta, resta eccellente il cammino andriese della wildcard Berrettini, che proprio in Puglia ha giocato la prima finale di un challenger in carriera. Eravamo, credo, tutte e due abbastanza tesi, perché comunque una finale è sempre una finale a qualsiasi livello, quindi dopo mi sono un po' sciolto, diciamo, sono riuscito a stare attaccato ogni game dei suoi servizi, dandogli pressione, e alla fine niente, è andata sempre in crescendo. Grazie al successo di Andrea, Vanni ha guadagnato 25 posizioni del ranking ATP ed è salito al numero 157 delle classifiche mondiali. Sono arrivate due vittorie, diciamo, non inaspettate, però sicuramente quando vai a competere nei tornei ovviamente pensi sempre alla vittoria. Venivo da un momento particolarmente difficile e diciamo che con un po' di fortuna, perché quella non guasta mai, sono riuscito a vincere sia a Brescia che anche ad Andrea, e sicuramente ho creduto sempre di più giorno dopo giorno nei miei mezzi, e quindi dopo tutto è venuto di conseguenza. Questi due tornei che non hanno cambiato il mio obiettivo di due settimane fa, appunto, che vorrei ritornare al mio best ranking intorno ai 100, cioè nei 100, e poi magari chissà non migliorarlo. Oltre 2.000 persone hanno assistito alla finale tra Vanni e Berrettini, più di 10.000 appassionati hanno affollato gli spalti del campo centrale durante la settimana del Challenger, numeri record per la quarta edizione, che ha fatto registrare anche il solito eccellente profilo organizzativo ed un cast di partecipanti di prim'ordine. Soddisfatto il direttore del torneo Enzo Ormas per la presenza di elementi di grande spessore internazionale come lo spagnolo Tommy Robredo e l'ucraino Stakowski e tanti giovani emergenti, molti dei quali italiani. Soddisfatto per la buona riuscita dell'evento anche il sindaco di Andria, Nicola Giorgino. Credo che sia un motivo di grande soddisfazione giungere a questa quarta edizione, perché significa che il torneo si sta consolidando. D'altra parte, la presenza di tanti tennisti di una certa esperienza, di un certo livello, e la qualità anche del tennis che hanno offerto, con una partecipazione di pubblico che è stata sempre molto numerosa in tutti i giorni della settimana, testimonia anche forse della bontà della scelta fatta e anche della circostanza che questo torneo si è consolidato ed è diventato un challenger di riferimento nell'ambito del panorama tennistico nazionale ed internazionale. È chiaro che bisogna far tesoro di questo successo, di questa esperienza, bisogna proseguire nel far crescere ogni anno il torneo sempre di più.